Lettura dall'Evangelo di Gesù Cristo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: C'era un uomo ricco che era solito vestirsi di porpora e di bisso e ogni giorno faceva festa in modo sontuoso. Un povero, di nome Lazzaro, invece, stava gettato a terra davanti al suo portone e coperto di piaghe. E avrebbe desiderato saziarsi di ciò che cadeva dalla tavola del ricco. Ma perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avvenne che quel povero morì e fu portato dagli angeli nel grembo di Abramo. Poi morì anche il ricco e fu sepolto. E agli inferi, levando gli occhi, mentre era in mezzo ai tormenti, vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo grembo. Allora, alzando la voce, disse: Padre Abramo, abbi misericordia di me e manda Lazzaro a immergere la punta del suo dito nell'acqua e a rinfrescarmi la lingua, perché in queste fiamme sono tormentato dal dolore. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che nella tua vita hai già ricevuto la tua parte di beni e Lazzaro ugualmente la sua parte di mali. Ma adesso egli qui riceve consolazione. Tu invece sei tormentato dal dolore. E con tutto ciò, tra noi e voi, è stato stabilito un grande fossato, di modo che coloro che vogliono passare da qui a voi non possono, né da là possono attraversare fino a noi. Allora disse: Dunque ti prego, padre, di mandare Lazzaro a casa di mio padre. Ho infatti 5 fratelli, perché li metta in guardia, così che non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo disse: Hanno già Mosè e i profeti, li ascoltino. E l'altro disse: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti si recasse da loro, si ravvedranno. Gli disse ancora: Se non ascoltano Mosè e i profeti, neppure se qualcuno si rialzasse dai morti, si lasceranno convincere. Gesù, nel consegnare un insegnamento sulla povertà che il cristiano deve praticare, ci consegna un racconto esemplare. Siamo nel Vangelo di Luca e Gesù sta salendo a Gerusalemme, ma il suo insegnamento ai discepoli e alle folle continua. Ed ecco allora mettere in contrapposizione due modi di vivere, due uomini. C'è un uomo il quale è ricco, vive una vita nell'opulenza, veste di porpora e di bisso e soprattutto banchetta ogni giorno. Ecco, potremmo dire
che veste in modo sontuoso e vive in modo fastoso. È un ricco il quale vuole mostrare il suo splendore, la sua ricchezza, soprattutto attraverso ciò che gli altri possono vedere di lui, i suoi abiti, i suoi vestiti e i banchetti che lui riesce a dare invitando quelli che contano in Israele. Si noti bene che i suoi vestiti sono preziosissimi. È un porporato questo ricco, veste di porpora, come vestivano gli imperatori, come vestivano i re. Come secondo l'Apocalisse veste la grande prostituta Babilonia, colei che si abbeverà del sangue dei poveri. Ebbene, proprio alla sua porta c'è invece un povero, un mendicante, il quale è ricco soltanto di due cose. Innanzitutto del suo nome, si chiama Lazzar, nome che è già una promessa, significa che Dio viene in aiuto. E poi l'altra sua ricchezza è proprio la sua condizione di povertà. Ebbene, pur in quella vicinanza tra il ricco e il povero, nulla viene che sia uno scambio. Nulla dalla tavola del ricco va verso il povero. E il povero deve restare alla porta, affamato, assetato, ormai un uomo malato, piagato, le cui piaghe sono leccate dai cani che passano per quelle vie. È un quadro che con altri tratti si manifesta ancora tante volte a noi. E magari noi siamo proprio quel ricco, magari non vestiti di porpora, non sempre impegnati in banchetti sontuosi, ma gente che sa festeggiare, vive nell'opulenza e non si accorge che alla nostra porta, vicino, nella nostra stessa strada, nel nostro stesso quartiere, ci sta chi ha fame. Ci sta chi veramente è un povero che aspetta soltanto da Dio il suo aiuto. Ebbene Gesù, dopo averci presentato questa scena che si ripete sulla terra, ci racconta che Lazzaro morì e fu portato in cielo dagli angeli ed ebbe la sua dimora con tutti i santi, con tutti i giusti nel seno di nostro padre Abramo. Mentre invece, quando morì il ricco, questo se ne andò in una landa desolata dove c'era semplicemente solitudine, isolamento e arsura. Il ricco prova una grande sete, soprattutto prova la sete di una vita che ha mai conosciuto, la vita vera, la
La vita che si vive con gli altri, la vita che si vive nell'amore, nella relazione. Quella vita che è la vita in Gesù Cristo e desidera questa vita, ha sete e chiede allora a Lazzaro che è nel seno di Abramo di poter scendere e portargli qualche goccia di acqua. Prega Abramo dunque, il padre di tutti i credenti, e gli dice almeno una goccia d'acqua in questa arsura che soffro, in questa sete di vita vera che mi manca. Ma Abramo è obbligato a dire al ricco: ricordati che nella tua vita hai ricevuto la tua parte di beni, in pienezza, in sovrabbondanza, hai avuto la tua ricompensa. E non hai saputo guardare a chi invece non aveva nulla e che tendeva la mano per aver qualcosa e tu non te ne sei accorto e tu hai omesso di fare i doni. Il ricco vorrebbe che Abramo però almeno ammonisse ancora i fratelli che sono in vita e dicesse loro: cambiate vita, altrimenti finirete in questa landa desolata. Ma Abramo ha una parola straordinaria, che è per noi. Dice: quelli che vivono sulla terra hanno le sante scritture, hanno Mosè, i profeti. Ascoltino ciò che dice la Santa Scrittura. E se ascoltano ciò che dice la Santa Scrittura, non arriveranno in questa landa desolata. Ma il ricco insiste: no, padre Abramo, per convertirli, manda qualcuno risorto dai morti che li ammonisca. Ma Abramo dice: se non ascoltano ciò che sta scritto nelle sante scritture, non credono neanche, non si lasciano convincere neanche da chi è risorto dai morti. Cioè, Abramo dice: non sono i miracoli che possono convertire gli uomini e far cambiare vita, ma soltanto la scrittura. Soltanto Mosè, soltanto i profeti, soltanto il Vangelo. Ecco gli strumenti che abbiamo per veramente convertirci in questo tempo di Quaresima e nel giorno del giudizio non meritare la landa desolata, la valle della sete, sete di un Dio, sete di vita che abbiamo prima rinnegato. Sì.